differenziata high-tech per negozi e ristoranti. Arriva la nuova raccolta porta a porta per le utenze non domestiche. Tra le novità, l'incremento da 20.000 ad oltre 85.000 utenze commerciali servite, l'introduzione di sacchi e contenitori dotati di microchip per il tracciamento tecnologico dei conferimenti e i sistemi di penalità e premialità per i fornitori dei servizi di raccolta con l'obiettivo minimo del 70% di materiali avviati a riciclo. Il Made in Roma in vetrina. È online l'avviso pubblico per gli operatori dell'e-commerce interessati a fornire uno specifico spazio su internet per i prodotti d'eccellenza del Made in Roma. Il bando, pubblicato sul sito di Roma Capitale, ha lo scopo di far crescere ancor di più il brand Roma, garantendo massima visibilità e competitività su scala internazionale alle produzioni di qualità della capitale. Al via la 21esima edizione del Servizio Civile Volontario di Roma Capitale, i ragazzi tra i 18 e i 28 anni possono presentare la domanda entro il 28 settembre per il Servizio Civile, che per il 2019 prevede l'impiego di quasi 300 giovani in 36 progetti per la valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico, culturale e la promozione della solidarietà e la tutela dei diritti sociali. In bici su Via Prenestina, una nuova ciclabile che andrà da Porta Maggiore a Viale Palmiro Togliatti. È il progetto che prevede la realizzazione di una bike lane di circa 6 km che unirà il centro della città alla periferia. I primi cantieri per la realizzazione della pista saranno visibili a partire dal prossimo anno. Addio strade intitolate a firmatari del Manifesto della Razza. Si tratta di via Arturo Donaggio e via Edoardo Zavattari. Sarà avviato un percorso partecipativo per scegliere due personalità che si opposero al documento a cui intitolare le vie. Il 23 settembre partirà la seconda edizione della Rome Half Marathon Via Pacis. La corsa, nata per promuovere il dialogo interreligioso, si svolge su un percorso che collega luoghi di culto della capitale come Piazza San Pietro, Sinagoga, Grande Moschea, la Chiesa Valdese e quella ortodossa. L'evento è promosso da Roma Capitale, dal Pontificio Consiglio della Cultura ed è organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. ATAC, arrivano i primi 600 autisti controllori. Con questa nuova qualifica, il personale di ATAC potrà diventare a tutti gli effetti un vero e proprio controllore e multare chi non fa il biglietto. Prevista l'estensione della qualifica anche agli altri 3.000 conducenti per aumentare la sicurezza sui mezzi pubblici. Via Flavio Stilicone si rifà il look. Partiti i lavori per la riqualificazione della strada nella zona sud-est della città. Questo tratto diventerà uno dei primi salotti urbani della capitale grazie a un investimento di circa 500.000 euro. I lavori prevedono la pedonalizzazione dell'area, una nuova pavimentazione, nuove panchine, tavoli da ping pong in muratura, nuove aiuole e una nuova fontanella e percorsi per non vedenti. Maker Faire, il futuro è a Roma. Economia circolare, innovazioni robotiche, intelligenza artificiale e lo spazio sono i temi della sesta edizione di Maker Faire Rome, The European Edition. La manifestazione si svolgerà dal 12 al 14 ottobre presso la Fiera di Roma. 7 padiglioni per un totale di 100.000 metri quadrati dedicati all'innovazione e alla rivoluzione digitale. Un evento pensato per le famiglie, le aziende e gli appassionati, con oltre 1.000 progetti provenienti da 61 nazioni diverse.